La Toscana è antifascista. Il principio entra adesso nero su bianco nello statuto della regione toscana. Arriva a compimento il percorso di modifica iniziato nel marzo di quest'anno. Doppia lettura e voto unanime dell'Aula. Con la seconda votazione resa secondo il dettato della nostra Carta Costituzionale, il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo, inteso quale forma di opposizione a tutti i regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale, ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante, condivisa da tutta l'Aula. Sì, soddisfazione perché a livello unanime tutto il Consiglio regionale ha votato una norma che non è soltanto un elemento identitario. È un principio di carattere culturale, ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'Aula si è riconosciuta su un valore che denota le nostre origini, il Pegaso, e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. Il nostro voto è stato convintamente favorevole perché al netto di quelle che sono le grandi emergenze che i toscani stanno vivendo in questo momento, non dobbiamo mai dimenticarci e rendere lettera viva i nostri valori. Però un appello mi sento di farlo. Molto spesso il valore dell'antifascismo o della memoria di alcuni eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti. Per dargli questa dignità invece di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente, è necessario che principi, valori come l'antifascismo, la condanna dei totalitarismi e tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera apolitica, aconfessionale e soprattutto non diventino oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione. Come detto, sì, unanime dall'Aula del Consiglio regionale, anche se alcune forze politiche chiedevano un passaggio in più. Sicuramente una notizia da sottolineare, perché è patrimonio culturale di tutti l'antifascismo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo statuto, il regolamento, io direi anche la legge elettorale. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto che mentre la Costituzione repubblicana prevede 12 principi generali, invece per quanto riguarda ad esempio l'articolo 4, le finalità della Regione Toscana, si arriva fino alla lettera Z. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima, ma al tempo stesso invoco, ecco, una razionalizzazione di tutti, ecco, questi principi che sono espressi nelle finalità della Regione Toscana. Convintamente votata a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni, considerandola un'occasione perduta per Regione Toscana e per tutti i toscani, perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello dell'antitotalitarità, dell'antitotalitarismo, scusate, che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo. Quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità, dove esistono tuttora stati, dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono al fascismo, il partito unico, la mancanza di libere elezioni, sistemi di polizia che reprimono i dissensi, che comprimono i diritti, che sono sostanzialmente non soltanto attuali e sono in vigore, ma non si richiamano chiaramente a stati che si dichiarano fascisti, ma si dichiarano in tutt'altro modo. Talvolta sono insomma, nazioni a regime unico di stampo comunista, altre volte possono essere teocrazie o a volte possono essere anche democrazie dove sostanzialmente non sono esattamente regimi.
compiutamente democratici. Ecco, noi volevamo che ci fosse sostanzialmente del coraggio in più per aggiornare la carta statutaria di Regione Toscana. Ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti si sono rivelati, come dire, quasi snobbati dai cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali, l'emergenza economica, il caro bollette. Ecco, noi non dobbiamo però dimenticarci che al di là di quelle che sono enunciazioni di principio, oggi occorre dare attuazione a quelle che sono le nostre finalità ed oggi sono richieste delle risposte. Nel dibattito è intervenuto anche il presidente dell'Aula, Antonio Mazzeo. La Toscana è antifascista da sempre, dalla lotta della Resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso alato, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità e credo che insomma metterlo all'interno dello statuto sia un fatto simbolico e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da acquistare. Interrogazione all'assessore al sociale Serena Spinelli da parte dell'esponente della Lega Giovanni Galli. Tema le residenze sanitarie assistite in Regione Toscana dopo 2 anni di difficoltà dovute al Covid e adesso alle prese con il caro bollette. Intanto partiamo dal fatto che le residenze per anziani si sono presi in carico i pazienti quando questo spettava all'azienda sanitaria. Hanno sostenuto costi eccessivi durante il periodo del Covid perché anche tutto il materiale sanitario per quanto riguardava la vestizione, per quanto riguardava le mascherine, per quanto riguardava i rifiuti tossici erano tutti a carico delle residenze per anziani. E che cosa hanno ricevuto in cambio? 3 euro per ogni paziente, cosa che questo li ha messi in notevole difficoltà. Poi dopo che cosa c'è? Il discorso anche dell'adeguamento della quota sanitaria. Noi non chiediamo in questo momento, o perlomeno chiediamo che si mettano a un tavolo per poterlo ridiscutere, ma quello che più ci preoccupa è che dal 2011 non è stato fatto l'adeguamento dell'Istat per tutti questi anni, per cui anche in questa circostanza chiediamo all'assessore come pensa poi dopo di poter rispondere a queste cose. Non ultimo, purtroppo, la crisi energetica. La crisi energetica che li ha colpiti in maniera decisiva, forte, e non possono ridurre i consumi perché comunque dentro ci sono delle persone anziane, ci sono delle persone fragili, perciò chiediamo e stiamo chiedendo insistentemente un tavolo nel quale l'assessore, oltre a tutti i numeri che ha snocciolato in consiglio regionale, si metta ad un tavolo ad affrontare con i diretti interessati quelle che sono le problematiche. In aula, come detto, risponde l'assessore Spinelli. Secondo l'esponente del PD, Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità, è necessario un intervento a livello nazionale. La risposta è stata da parte della Giunta, è stata una risposta con aumento delle rette, con un riconoscimento dei posti di un risarcimento per i posti tenuti vuoti a causa del Covid. Ovviamente in questo periodo tutti i settori hanno dei danni ingenti per il carico energetico, le RSA, dalle vetrerie alle RSA, al terzo settore tutto. Non c'è un settore che non sia colpito da questo e su questo ci devono essere dei provvedimenti europei e nazionali per la tutela, se no evidentemente la regione non ha strumenti economici. Ho sentito poi in consiglio delle cose fantasiose che vabbè non meritano neanche commento, ma è evidente che l'elemento da parte nostra è quello della tutela soprattutto dei soggetti locali e legati al terzo settore che garantiscano qualità, garantiscano vicinanza. Per noi è fondamentale la tutela delle persone che sono a passare gli ultimi anni della propria vita nell'RSA.
Una normativa nazionale che dia tutele e garanzie a chi lavora nel settore delle consegne a domicilio. La tragedia di Firenze con un giovane studente, 26enne, morto in seguito a un incidente stradale durante una consegna, spinge le varie forze politiche presenti in Consiglio regionale a chiedere un intervento nazionale. La Toscana, ricorda il Presidente del Consiglio, si era mossa, ma limitate sono le competenze in materia. Noi stiamo provando in tutti i modi a far applicare la norma che noi abbiamo messo in campo sulla formazione e sulla sicurezza dei fattorini digitali. Ogni volta che un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna perde la vita, ognuno di noi deve porsi delle domande e cercare di poter far meglio. Quella legge va applicata fino in fondo, bisogna aprire ancora più canali di dialogo, in questo caso con le società di delivery, con tutti coloro i quali purtroppo offrono un lavoro ancora precario e con un livello di retribuzione non adeguata. Le parole lette anche in questi giorni, la necessità di queste ragazze e di questi ragazzi di prendere sempre più ordini perché altrimenti l'algoritmo li metteva fuori, è qualcosa che richiede una norma nazionale. Noi l'avevamo predisposta, non siamo riusciti ad andare in fondo. Credo che qui davvero serva un salario minimo e serva che ci sia la stabilizzazione. Non possono essere precari, ma devono essere inseriti con una forma di contratto che gli dia garanzie di tutela e di sicurezza. Ma evidentemente torniamo a ripetersi e a piangere dei morti troppo spesso, vittime sul lavoro o vittime su un lavoro che molte volte viene sfruttato e che forse lavoro non è, e quindi serve una riflessione seria, non serve un approccio demagogico, non serve piangere il giorno dopo, serve istituire delle normative che possano veramente garantire le persone che lavorano. Il lavoro è, sotto tanti punti di vista e sotto tante sfaccettature, un lavoro che oggi nella modernità assume caratteristiche nuove. Quindi servono nuove normative, nuove tutele, nuove garanzie per dare dignità a quello che ovviamente serve alle persone per vivere. E questo accentua ancora di più il divario tra chi quotidianamente, magari senza alzarsi dal proprio divano, percepisce un sostegno, un sussidio, e chi magari fatica per poche centinaia di euro a fine mese, e questo crea uno squilibrio sociale inaccettabile. L'ennesima morte sul lavoro, perché di questo si tratta. Questi ragazzi che devono correre come pazzi per rispettare questo algoritmo, che purtroppo succedono queste tragedie. È un lavoro nuovo, del nuovo millennio, con queste multinazionali che tendono solo a fare profitti, e forse c'è bisogno di normarlo in maniera adeguata. Mi pare un tema che anche il Consiglio regionale ha affrontato più volte, quello dal lato ovviamente soprattutto della sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo approvato una norma, è stato avviato un lavoro da parte dell'assessorato importante per individuare quelli che sono i rischi più connessi e per aumentare il livello di sicurezza, ma evidentemente la tutela di chi lavora, di chi fa il rider, ancora è assolutamente insufficiente, e quindi sia da parte della Regione che ovviamente anche da parte del Governo dovranno essere adottate nuove misure che portino, d'intesa con le organizzazioni sindacali, a rafforzare gli strumenti di tutela per questo che deve essere un lavoro e non può essere un momento in cui si mette a rischio la vita di tanti ragazzi e ragazze che sono a lavorare e non devono essere a rischiare la loro vita. Si torna a parlare di sicurezza sul lavoro e di un lavoro che io mi auguro che, veramente lo dico da interessato, mi auguro che il nuovo governo voglia mettere mano anche a una riforma strutturale di questo settore. Lo dico da consigliere regionale d'opposizione: la Regione Toscana, grazie al Presidente Mazzeo, è stata, anzi è, tra le regioni più all'avanguardia in Italia, perché per quello che riguarda la competenza regionale abbiamo provato a garantire a questi ragazzi perlomeno un minimo di tutela. Non basta. È un lavoro pagato male, è un lavoro che mette a repentaglio la vita di questi ragazzi che per pochi spiccioli sono costretti a peripezie folli in mezzo al traffico delle nostre città. Va detto che non tutti lavorano con cognizione di causa forse di quello che stanno facendo, ma sicuramente è un lavoro che merita più tutele e più normative. Dobbiamo continuare a mantenere forte e alta l'attenzione sugli incidenti e sul lavoro, soprattutto per quelle categorie che sono maggiormente esposte. Dalla ripresa del lavoro in presenza con l'alleggerimento delle misure pandemiche abbiamo assistito a un incremento
E quindi il fatto che questo problema sia tutt'altro che sopito deve essere alla nostra attenzione non solo come legislatori ma anche come istituzioni. Tutto il mio cordoglio è quello del Movimento 5 Stelle alle persone che lasciano la vita nell'esercizio del proprio lavoro.